Oggi per la nuova puntata di Darsi da fare vi porto dai ragazzi di Collateral che hanno qua lo studio a Milano e parleremo con Alessandro che ci racconterà il suo percorso lavorativo e ci darà un po' di consigli. Io mi chiamo Alessandro Timpanaro, sono il direttore creativo e forse direttore editoriale, se così si può dire, di Collateral. Collateral è una realtà che ha circa 11 o 12 anni, nasce a Catania come prima blog collettivo, il suo nome all'inizio era Coca-Cola.it, eravamo in 7, ha avuto una storia molto interessante che poi magari potresti scoprire. Circa 7 anni fa cambia nome, si chiama Collater.al, un po' perché figlio di una cosa che era successa nel tempo, Coca-Cola.it aveva avuto delle lettere di diffida alla Coca-Cola, quindi siamo costretti a cambiare nome, a migrare tutti i contenuti che riguardavano il mondo dell'arte e della creatività che avevamo buttato giù all'interno di questo blog, che per noi era un archivio ma che già era, aveva un seguito in Italia. Quindi cambia nome, un po' come effetto collaterale, quindi Collater.al viene un po' anche da quello, tenendo un po' la desinenza originale. E nel tempo si è evoluto da piccolo blog, è diventato un magazine digitale vero e proprio, con una redazione, 8 contenuti al giorno circa, in doppia lingua, persone che ci lavorano, che non siamo solo noi, anche grazie al fatto che in seguito a quell'avvenimento riuscimmo ad avere un certo momento di notorietà, fummo notati da agenzie e brand che iniziarono a coinvolgerci per progetti all'inizio esclusivamente editoriali, che poi sono diventati anche commerciali. E circa 6 anni fa io e i miei soci, che eravamo tutti appassionati da una parte, ma anche figli del mondo della comunicazione, ognuno di noi aveva lavorato in agenzie diverse, chi occupandosi di PR, chi facendo il copy, io avevo fatto graphic designer, poi art director e poi direttore creativo di alcune agenzie milanesi, abbiamo deciso di licenziarci e di portare tutte quelle che erano le nostre esperienze professionali all'interno di questo progetto che fino ad allora era stato un hobby, e l'abbiamo trasformato in Collateral Studio, che è una costola commerciale del magazine che si occupa di progetti spesso legati alla piattaforma editoriale Collateral, ma molto spesso anche slegati. Sono produzioni, shooting fotografici, lookbook, documentari, eventi, e lavoriamo con brand di vario tipo. Principalmente i nostri clienti fanno parte del settore legato allo streetwear, quindi da Adidas a Nike, a Burrich, Timberland, Puma, eccetera, eccetera. Però poi, ripeto, facciamo anche tante piccole cose che non sono strettamente legate al magazine e quindi legate più al mondo del food, del beverage, automotive, eccetera, eccetera. E quindi è diventata in realtà un'agenzia di comunicazione a tutti gli effetti, che fa produzioni, ma anche strategia, branding. Eravate lettori di AL? Eravamo dei lettori accaniti di AL. Noi in realtà tutto nasce da AL. Addirittura io e Luca ci siamo conosciuti perché lui aveva messo un annuncio su AL chiedendo di conoscere qualcuno che facesse parte dell'ambiente hip hop catanese nel 97-98 circa, e quindi uno dei miei amici più cari gli diede appuntamento in un luogo che era punto di riferimento per noi tante piccole crew che si muovevano a Catania negli anni 90, e lui arrivò da San Giovanni la Punta, da un piccolo paesino alle pendici dell'Etna, per conoscere queste persone che a Catania facevano rap o comunque erano appassionate di hip hop, e quindi quello è stato addirittura un legante per noi. Poi non tutti tra noi fondatori ci siamo conosciuti in questo modo, però veniamo tutti da quel background. Eravamo degli appassionati di rap hip hop, di cultura rap hip hop, e il retaggio culturale che ci portiamo appresso è figlio di quel periodo, per cui tutto quello che poi abbiamo inserito all'interno della nostra professione, sia come influenze sia come ricerca creativa, è figlio di quelle
intuizioni, di quel percorso, di quelle ispirazioni che facevano riferimento a quello che tu con AL raccontavi in quel periodo. Collateral ha una storia, te l'ho detto, abbastanza strana, ma poi ciascuno di noi ha avuto dei percorsi diversi. Io, per esempio, ero appassionato di musica rap, poi nel tempo mi sono appassionato al rock e a tanti altri generi, però quella musica mi aveva portato ad appassionarmi alla street, ai graffiti, quindi avevo bazzicato i bomber catanesi per un periodo andando a dipingere treni, muri. Questo mi aveva portato poi ad appassionarmi anche all'illustrazione e al cinema, perché diciamo che l'arte poi ti plasma, no? Ti affascina e capisci quante cose puoi fare. Quindi a 18 anni ero andato a Roma per studiare cinema. Contemporaneamente avevo fatto la scuola romana del fumetto perché ero un appassionato di illustrazione, perché ero stato uno street artist, un graffitaro, come diceva mia mamma. Per un certo periodo sono riuscito a lavorare nel cinema. Poi mi sono disinnamorato per vicissitudini professionali, scoprì che i lavori che avevo fatto non erano stati registrati al collocamento dello spettacolo. Storie strane, ho lavorato come illustratore per un po', ma non era ancora il periodo del boom dell'illustrazione in Italia, non esistevano i protagonisti di adesso e ai brand non interessava, c'erano quelle case editrici per cui facevi il copertinista oppure il fumetto della Bonelli o di Topolino, a parte quello in libreria non si trovava granché. Non esistevano i casi alla GP o Zero Calcare. Quindi poi dirotto queste mie ricerche nella grafica editoriale. Faccio un master e inizio a lavorare con delle agenzie facendo brochure, impaginati, campagne, eccetera, eccetera. Trovo un lavoro in un'agenzia che aveva come cliente un parco di divertimenti e quindi disegno la mappa illustrata, le mascotte, il merchandising. Continuo a lavorare con quell'agenzia di fino a quando divento un graphic designer propriamente detto. Da quello poi la scalata o comunque il percorso va da sé, divento art, poi mi trasferisco a Milano a un certo punto della mia vita per una crisi, visto che a Catania era anche un po' difficile, tornato a Catania da Roma, difficoltà a trovare lavoro, quindi riparto dopo un paio d'anni, vado a Milano, trovo lavoro in un'agenzia di Milano e poi divento direttore creativo, faccio 4-5 anni tra le agenzie per trovare una strada e poi apre Collateral, che diventa un contenitore anche di tutte le esperienze che avevamo fatto noi e del retaggio culturale nostro, quindi tutto ciò che era la passione per la street culture, non solo per l'hip hop, diventa la base su cui puoi costruire tutto ciò di cui ci piaceva parlare. Quindi la pubblicità, la comunicazione era figlia di quell'evoluzione, di quel gusto estetico che avevamo sviluppato negli anni 90 grazie anche ad AL. Quanto è stato difficile questo percorso? Immagino che non sia stato lineare. E quanto incide il talento e quanto incide la perseveranza? Non so se sono una persona di talento, nel senso che ho imparato a costruire un mestiere. Ho imparato a capire cosa mi riusciva meglio e cosa riuscivo a raccontare agli altri per affascinarli, per vendergli anche delle cose che io pensavo potessero diventare un prodotto editoriale o commerciale o di comunicazione. Talento non so se l'ho mai avuto, ho avuto tanti interessi che poi hanno fatto in modo che io riuscissi a trovare l'ispirazione per delle cose da una parte piuttosto che da un'altra, quindi il cinema, l'illustrazione, la street art, la musica. Poi sono diventati tanti tasselli che di volta in volta ti accendono delle lampadine, trovi il riferimento che fa leva anche sul gusto di qualcun altro per riuscire a raccontargli le cose nel modo più giusto e corretto per portarli dove tu vuoi portarli. E il percorso è stato molto frastagliato perché, ripeto, avevo studiato cinema perché io volevo fare il regista o lo sceneggiatore. Poi per vicissitudine ho dovuto dirottare la mia vita verso l'illustrazione e il fumetto, che era cugino del cinema per linguaggio sequenziale, per ispirazione. Ho fatto lo storyboard artist per un po'. Quindi poi il fumetto, propriamente detto, però partendo dall'underground sempre, che poi ha avuto una ricaduta sulla grafica editoriale, perché quando fai fumetto
lavori sull'impaginazione, su delle griglie, su un modo di distribuire il testo assieme all'immagine, quindi quella costruzione grafica diventa anche un fascino che ti porti dietro, no? Devi sempre dare equilibrio alle cose. E poi da quello lo porti all'interno del mondo della comunicazione. Quindi in realtà è stato abbastanza logico come passa, come successione, ma non è stato così logico durante il mio percorso, perché sono stati tutti dei down che poi mi hanno costretto a trovare delle scappatoie, che poi avevano, conoscevano un nuovo ostacolo che mi costringeva a buttarmi da un'altra parte. Il pregio forse è stato che mi sono sempre buttato tappandomi il naso, dicendo un po' come va, va. E poi questo un po' mi ha ripagato, nel senso che non so come sono arrivato qui ad avere uno studio con dei dipendenti e con i clienti che ci chiamano perché vogliono fare le cose da noi, però boh, è successo. E penso che il motivo principale è quello che hai appena detto, nel senso che prima di tutto hai capito cosa volevi fare strada facendo e avendo la resilienza di magari cambiare il percorso, no? Che tanti, invece spesso si un po' Ci si. si fossilizza. Sì, io faccio lezione allo IED da 4 anni, ho fatto più corsi, ma una delle caratteristiche dei diversi corsi che ho fatto, anche con gli ospiti che ho spesso invitato, è stato questo, cioè insegnare che è attraverso l'apertura delle sfide che fa in modo che le cose capitino. Quindi ciò non significa che avere un percorso stabilito nella tua testa non abbia lo stesso valore. Però quella domanda che ti ammazza, no? Cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo obiettivo? A volte può essere costrittivo. Invece, se tu ti dai la possibilità di rischiare, di trarre insegnamento dalle cadute, di superare quel momento e di tuffarti in altre cose perché sei guidato un po' dall'istinto, un po' dall'incoscienza, poi le cose succedono anche non per forza secondo quelle che erano le regole che ti eri dato tu, no? Io mi ricordo che i miei genitori si aspettavano che io con la laurea in critica cinematografica seguissi quel percorso, poi io avevo fatto lo scientifico, quindi poi non c'entrava nemmeno un cazzo, però a parte questo. E poi si aspettavano che io facessi il disegnatore dopo la scuola romana del fumetto, e poi si aspettavano che io facessi il grafico dentro un'agenzia, e io poi invece facevo sempre delle cose diverse. Mi ricordo che nel periodo in cui in piena crisi mi trovavo a Catania tra un lavoro e un altro senza sapere cosa mi sarebbe successo dopo uno degli ennesimi lavori come grafico che poi non andavano. Avevamo aperto questo blog, era il primo e il secondo anno. E io scrivevo la notte perché il giorno dopo comunque mandavo curriculum, scrivevo la notte, passavo le ore, mi coricavo alle 3, a volte spuntava, iniziava a cantare l'uccellino, mi veniva l'ansia perché io. E mi ricordo che mio papà si coricava dicendo: ma che cazzo fai? Cioè, non hai qualcosa di serio da fare che non sia stare qui per una cosa che non ti paga? E invece poi alla lunga contro la volontà anche in parte di tutti. È diventato quello la mia strada, no? Ho iniziato scrivendo su un blog, è poi diventata una realtà editoriale e poi uno studio di comunicazione. E come è successo? Boh, improvvisando anche alcune cose. Era un momento di far west, quello della blogosfera dei 2010, e poi le cose sono capitate perché c'era bisogno che capitassero, no? Che qualcuno le facesse, le costruisse. Noi siamo stati anche nel posto giusto al momento giusto, probabilmente. Infatti, la cosa che dicevi prima penso che sia anche quella molto importante, del fatto che devi appunto capire quale strada prendere a seconda di quello che ti succede intorno, no? E questo forse è un punto molto difficile che si fa fatica a individuare. Che consiglio daresti a un ragazzo che magari ha 16 anni e che ancora non ha ben chiaro cosa vuole fare, ma comunque ha degli interessi, qual è il consiglio magari che tu dici anche ai tuoi studenti quando. Intanto cioè il consiglio che io do di solito, non so se continuerò a darlo per tanto tempo perché ho una figlia che poi magari dovrà fare un percorso e forse ho un po' paura che faccia delle cose che restino equivoche, no?
quindi magari diventerò formale e rigido come i miei genitori, questo non lo so. Adesso ai miei studenti è più facile, il consiglio che do è quello intanto di fare tanta ricerca, nel senso che viene dallo studio che non deve essere superficiale, no? Tu quando vedi una cosa che ti piace devi andare quanto più a fondo possibile. La devi guardare da tanti punti di vista differenti e questo ti forma. Quindi intanto non limitarti a sapere che c'è una mostra di un autore, ma vacci, guardala, studia, leggi, copia, segui i percorsi degli altri. Questo forse la lezione che più ci può insegnare qualcosa è come sono andate le vite di quelli che sono riusciti a costruire un percorso artistico, professionale. È attraverso le loro esperienze che noi impariamo delle cose. La scuola dove insegno io ha questa capacità, nel senso prende dei professionisti che non raccontano solo le regole che bisogna seguire per fare un bel logo, che ci sono, è giustissimo seguirle, però è attraverso l'esperienza degli insegnanti che ti raccontano queste regole, che tu impari delle cose. Quindi queste sono un po' le due strade. Poi non c'è un consiglio, perché molto è dato dal trovarsi in un posto, in un momento. Però devi essere predisposto a rischiare. Questo però è il più banale dei consigli, no? Non voglio nemmeno dire la cosa tipo se ci credi riuscirai, perché non ci credo più, mi sembrava una morale un po' disneyana che un po' alla nostra generazione l'ha fottuta in un certo momento. Quindi se ci credi ci riuscirai, i sogni diventano realtà, queste sono cose che ti ammazzano, no? Ti devi rompere il culo. Però quella cosa che ti piace la devi studiare tanto da farla diventare, da diventare tu la persona di riferimento per quella cosa. E quindi poi, non ci sarà altro che la tua parola per raccontarla, il tuo modo per criticarla, e devi succhiare dagli altri che hanno fatto quella cosa, e forse questo poi ti potrà aiutare a trovare una tua dimensione. Quindi la dimensione non la trovi se decidi solo di fare le cose, ma la trovi guardando quello che fanno gli altri e lasciandoti di ispirare dagli altri, così tu inizi ad aprire gli occhi sul mondo, no? Umberto Eco a un certo punto diceva: più sai, più riesci a capire le cose. Quindi ogni cosa ha diversi livelli di lettura. Se tu conosci tutti i livelli di lettura, tu potrai leggere quella cosa in tutti i modi possibili. Se tu hai un unico livello di lettura, tu comprenderai solo la superficie. Ecco, questo è un po' l'insegnamento, no? Scopri quanto più puoi per avere accesso a tutte le informazioni che ti servono per costruire un po' il tuo punto di vista. Tutti questi ragazzi qua che stanno lì e aspettano la morte degli anni senza combinare niente, perché non hanno questa spina, come dicevi te, di conoscere. Non lo so, l'apatia di questo, boh, poi anche questo, ho paura sempre che si rischia di sembrare dei boomer quando si fanno dei paragoni tra le generazioni, no? Questa generazione, anche noi Sì, eravamo. probabilmente lo eravamo anche noi, però quando mi rapporto agli studenti con cui lavoro, ma anche i ragazzi che lavorano qui da Collateral, a volte ti viene da dire all'inizio: io però questa cosa l'avrei fatta in un modo diverso perché io avevo più fame. Boh, forse è una cazzata che ci raccontiamo. Non so se c'è, cioè mi rendo conto a volte che c'è una sorta di apatia, non so se è un'arma di difesa. Dall'altra parte alcune cose le giustifico perché abbiamo vissuto degli anni strani, ancora dobbiamo capire che cosa ci è successo. Da una parte è esploso, l'accesso alle informazioni e quindi diventiamo refrattari alle informazioni. Dall'altra, lo stimolo continuo e quindi questo ci costringe a costruire degli scudi. Dall'altra la pandemia, la guerra e tutto quello che è successo che ci ha racchiusi, e quindi adesso abbiamo bisogno di essere punzecchiati tipo con gli elettrodi per riscoprire cos'è la vita. Quindi sono tante cose che sono delle giustificazioni da una parte, no? Secondo me hanno bisogno di gente che gli apra gli occhi, cioè alcune cose riusciranno a impararle da sole, altre le imparano perché tu li stimoli i tuoi ragazzi a scoprire delle cose che loro non sanno di amare,
La stessa cosa posso provare io quando faccio delle lezioni. Poi ognuno troverà il suo percorso a modo suo. Una delle lezioni che faccio anche io riguarda il video, no? La video strategy. La prima lezione mi faccio raccontare da loro, non faccio una lezione di presentazione, ma faccio una lezione di storytelling, nel senso chiedo a ciascuno di loro di raccontarmi qualcosa che non è solo mi chiamo Tizio, vengo da Savona, faccio questa scuola perché mi piace la grafica. Sti cazzi, lo sappiamo se sei qui. No, raccontami qualcosa di te, cioè cosa ti piace, cosa ti è successo, un aneddoto che ti rappresenta. A partire da quello gli dimostro che loro sanno raccontare. Ciò significa che in maniera innata, perché guardano le serie, perché leggono libri o fumetti, perché hanno visto dei film, conoscono i codici della narratologia. Ciò significa che le cose le conoscono. Quello è un esempio, poi può sfociare in tutto. Se ti apro gli occhi e ti mostro che tu le cose già le sai, tu vedi che già sei in possesso di alcuni strumenti per trovare gli input giusti e costruirti un percorso. Ora ripeto, il video è un esempio, però è quello. Se io ti apro gli occhi e ti mostro che tu delle armi le possedevi già, tu poi diventi consapevole di qual è il tuo bagaglio, quali sono i tuoi pregi, i tuoi difetti, i tuoi punti di forza, e quindi poi attraverso quelli tu ti costruirai un percorso, sì oppure no. Però è questo quello che secondo me è un nostro dovere, nel senso che ci dobbiamo, noi per primi ci dobbiamo dare degli obiettivi. I nostri genitori forse non erano educati alla sociologia, all'educazione del prossimo, no? C'era un modo molto rigido di vedere le cose, c'era l'autorità, io ti insegno le cose, tu le devi seguire perché io te le dico. Abbiamo imparato che quella cosa non paga, no? Noi, prima di tutto da genitori, te ne rendi conto, ma poi nei rapporti con le persone interpersonali, vedi che sono cambiati gli strumenti aziendali, che i tavoli sono circolari e le persone vivono tutte a uno stesso livello, che non ci sono gerarchie. Questo fa sì che si costruisca una maieutica, no? È uno stimolo. Quindi l'obiettivo che bisogna che le generazioni del passato si diano è quello di stimolare gli altri piuttosto che inculcare delle cose. E quindi è attraverso forse la curiosità nostra che può scaturire la curiosità degli altri, delle generazioni più giovani. Non dobbiamo aspettarci che loro le cose le facciano, perché loro non lo sanno forse come le devono fare. Quindi siamo noi che ci dobbiamo rompere il culo perché loro le imparino. È proprio un dovere, forse un morale, un nostro obiettivo. Tu, quando ti chiedono che lavoro fai, cosa rispondi? A mia nonna dicevo che faccio pubblicità, che era il modo più giusto per farle capire delle cose. A chi me lo chiede in giro, la stessa cosa. È difficile spiegarlo, perché anche io il mio lavoro ha tante sfaccettature, no? Faccio il direttore creativo, che però anche questa è una definizione talmente tanto vaga e basta, che io faccio un po' il producer, perché seguo le produzioni interne, faccio un po' il direttore creativo, perché seguo la linea creativa che devono avere i contenuti che escono da qui, e faccio il comunicatore, forse un po', nel senso che cerco di trovare i modi giusti per confezionare delle esigenze dei clienti che vengono da noi con un prodotto o qualcosa da dover comunicare all'esterno. Siamo personalità sfaccettate, nel senso che abbiamo imparato, come dicevamo prima, a prendere pezzi da una parte e dall'altra per poi costruire una nostra professione che è in divenire. E quindi non esisteva il nostro lavoro 10 anni fa, non esistevano i social, non esisteva la comunicazione per come la intendiamo oggi, quindi non lo so cosa faccio. C'è un termine, non so se hai mai letto il libro dei multipotenziali. No. Sono quelli che non sanno cosa rispondere quando gli chiedono che lavoro, quello te lo chiedevo, che lavoro farò, che è la stessa problema che ho io, quando mi chiedono che lavoro fai, inizio a dire faccio oddio anche questa cosa, ma faccio anche questa. Panico, gocce di sudore. E quindi noi ci rientriamo entrambi in questa categoria, quindi sappi che sei un multipotenziale. Praticamente i multipotenziali sono chi
ama fare più cose e nella vita ha cambiato direzione più volte, quindi tu sei proprio in pieno dentro questa definizione. Sono persone che hanno curiosità di fare sempre cose nuove e si annoiano a fare cose ripetitive tutta la vita. Ed è una categoria di persone che molto spesso, tu mi dici anche te che non hai mai sentita questa cosa, che non ci si riconosce in questo e a volte ci si sente inadeguati perché dice ma ho cambiato più volte, magari non sono coerente con quello, no? Perché il mio amico ha fatto il dottore, tutta la vita fa il dottore e è contento così a fare, è diventato super specializzato. E ti dicono se fai tutto non fai niente bene, no? Spesso questa. Io ho lavorato tanto su di me perché mi sono trovato di fronte al fatto che gli altri mi giudicavano anche quando a un certo punto cercavo lavoro, non sapevo in che direzione andare, cosa cerco, faccio il project manager, mi propongo come art director, ma ho tutte queste competenze grafiche per fare il graphic designer e l'art director, sono forse anche un po' copy, posso scrivere articoli perché ho un'esperienza editoriale, quindi... Era più l'esigenza degli altri che metteva in difficoltà me e mi faceva sentire in difetto, ma io con me stesso non mi sentivo in difetto. Anzi, la mia è sempre stata la necessità di dimostrare agli altri che io sapevo fare più cose, no? Che è un po' anche una cosa forse riferita all'ego. Non mi sento uno con un ego così sproporzionato, parlo difficilmente di me, anche se adesso mi piace, mi diverte, però sono sempre stato quello schivo di Collateral, quello che si nascondeva un po', che non ama troppo avere a che fare con i clienti, che non esce troppo, la cui socialità è relegata a dei momenti straordinari, quindi io non sono proprio un animale da società. Però ho un ego che è tradotto nel mondo creativo, per cui io quando mi sono impegnato nell'illustrazione era perché volevo essere riconosciuto in quella cosa. Quando ho iniziato a lavorare a Collateral volevo che Collateral avesse un nome, perché dietro quel nome c'era il mio lavoro oltre a quello dei miei soci, ma volevo che fosse riconosciuto perché avevo bisogno di trovare nel giudizio, nell'ammirazione degli altri anche un mio completamento, che anche questa è una cosa assolutamente umana, penso, eh? Però non mi sono sentito in difetto, tipo forse se avessi trovato una specializzazione come medico, tipo retaggio familiare, sarebbe stato più corretto perché facevo un'unica cosa e diventavo bravo solo in quello. Anzi, come ti dicevo prima, è anche un consiglio che do agli studenti, cioè antenne aperte, divorate di tutto per poter avere la capacità di leggere quanti più livelli possibili delle cose. E secondo me è più un pregio, almeno spero che poi lo sia. Mi ricordo uno dei primi lavori che ho fatto quando sono arrivato in un'agenzia qua a Milano, era per Google. Google stava lanciando Google Plus, che era una piattaforma social tipo Facebook, poi non ebbe troppo successo, però doveva fare il lancio in Italia. Allora decisero di utilizzare l'hip hop di quel momento come amplificatore. Coinvolsero una serie di artisti ad aprire la loro pagina profilo su Google Plus, venivano condivisi i loro contenuti lì e cercavano di usare Facebook e Instagram, che non funzionava così tanto bene quanto ora, Twitter, per traghettare gli utenti da quelle piattaforme che erano già più radicate dentro Google Plus. Quando io venni preso da questa agenzia, io ero un multipotenziale, nel senso che avevo delle esperienze social o di scrittura, per cui io impersonavo i diversi artisti e scrivevo da ghostwriter sui profili di ciascuno di loro. Quindi ogni giorno io facevo le veci di artisti della scena hip hop italiana. Ero legato alla cultura hip hop perché faceva parte del mio retaggio culturale, quindi conoscevo delle dinamiche, ero appassionato di quei personaggi e quindi anche questo faceva parte del mio multifunzionalità. Avevo disegnato il logo perché serviva un designer e io avevo una conoscenza sia di quel mondo che di grafica, e quindi... E poi parlavo col cliente perché
facevo anche l'account del progetto a un certo punto. Quindi la mia figura era diventata multisfaccettata su un unico progetto che calzava quasi a pennello su quella che era il stato del mio percorso dall'inizio alla fine. Quindi a volte tu diventi fondamentale per delle cose, per la loro nascita, per la loro evoluzione. E questo è frutto di quante cose hai masticato durante il tuo percorso. Senti, l'ultima cosa, pensi che in Italia se uno vuole lavorare in questo ambiente deve per forza venire a Milano? Sì, a volte penso purtroppo, ma sì. Io ho vissuto 10 anni a Roma, ma ho fatto molta fatica lì a trovare delle dinamiche. Poi c'è chi ce la fa, ovviamente. Ma quello che faccio io, per esempio, non avrei potuto farlo da nessun'altra parte. Un po' perché qui le cose attecchiscono prima e c'è una visione diversa. Poi perché qui ci sono i clienti con cui puoi dialogare e qui c'è molta più apertura a far succedere le cose, sai, quella cosa tipo il sogno americano, qui c'è un po' il sogno italiano. Nelle altre parti d'Italia forse c'è un po' più di provincialismo, ma nonostante a volte ci siano delle scene underground che per valore superano di gran lunga l'apporto culturale che può dare Milano. Però professionalmente poi un po' sei costretto a venire qui a fare accadere delle cose. Quindi sì, questa è una città delle luci, della ribalta, un po' alla Charlie Chaplin, però è così, per adesso è così. Guarda, chi ci sta guardando come recuperare i vostri indirizzi, dove trovarvi. Assolutamente, il nostro sito è www.collateral.al, il magazine online, poi abbiamo due profili social su Instagram, uno è Collateral Photography, dedicato interamente alla fotografia, e l'altro è Collateral, che è il profilo direttamente collegato invece al magazine, l'estensione social dei suoi contenuti. Abbiamo altri account, però Instagram probabilmente è quello che è più interessante in questo momento, dove vengono costruiti i contenuti anche proprio per la piattaforma. E basta, grazie mille. Bene, grazie, grazie del tuo tempo.